Mister, ti chiedo un commento su questo pareggio, altro ottimo pareggio contro una fortissima squadra e una partita dove la tua squadra ha dimostrato veramente di avere un carattere e un cuore importante. Sì, c'è uno spirito di squadra nuovo, diverso, la squadra ora crede, la squadra non molla, ma un po' lo spirito Hellas, questo mi piace perché anche oggi il nostro pubblico ci ha sostenuto, lo stadio era pieno, bellissimo, e sarebbe stato un peccato, la squadra ha voluto, nonostante giocavamo contro una squadra forte, fortissima davanti, una squadra che ha messo i giocatori migliori in campo perché sapeva che le difficoltà della partita, e sono contento per la squadra, sono contento, è chiaro che stiamo gioiendo per un pareggio, però un pareggio contro una squadra forte, la squadra in queste gare ha tirato fuori carattere, oltre al gioco c'è da migliorare, perché sulla manovra dobbiamo fare di più, dobbiamo fare meglio. Però intanto abbiamo recuperato ora pieno Henry, perché anche oggi il gol, anche se non è nella migliore condizione, però questo gli dà chiaramente energia vitale, per un attaccante è importante. Ora in settimana rientrerà Davidovic, penso di recuperare anche Henry. Scusami, Ian, che stamattina ha fatto un test, però abbiamo preferito di non rischiarlo. Magnani ha fatto gli ultimi minuti, insomma, ripeto, c'è, ma la fiducia c'era anche prima, ora è ancora maggiore, dobbiamo ora essere ancora più convinti in noi stessi e crescere ancora di più. Ecco, tu hai nominato tante assenze, tanti giocatori che stanno recuperando e pian piano li stai rimettendo dentro, però una menzione particolare sulla tua linea difensiva, giovanissima, che oggi contro un attacco fortissimo ha fatto una prestazione davvero importante. Sì, ma infatti non do per scontato che questi che ho elencato possino, debbano rientrare, perché come vedi, no, a volte è chiaro che i ragazzi giovani commettono qualche errore, però io ho visto dei giocatori accesi in settimana, stanno lavorando bene, stanno migliorando, credano, bisogna dargli fiducia, la fiducia da parte mia ce l'hanno piena, e quindi vediamo, perché non è detto. Intanto però li dobbiamo riportare dentro che stanno bene, poi vediamo se le scelte saranno quelle di dare continuità o di cambiare qualcosina. Naturalmente chiudo con una domanda specifica sul contesto di oggi, uno stadio strapieno, uno stadio che ha sostenuto la squadra fino all'ultimo, e la squadra ha dimostrato ancora una volta che nonostante il gol subito all'inizio ha saputo reagire anche grazie a questo contesto. Bellissimo, bellissimo, ma io non conosco la nostra gente, i nostri tifosi, lo stadio oggi era veramente pieno, ma c'era questo evento, ma al di là di questo noi ora è chiaro che vogliamo gioire insieme a loro per una vittoria.